Marshall, sei tornato in campo dopo l'infortunio che ti aveva bloccato in semifinale di Coppa Italia contro la Lubin. Iniziamo dalle tue condizioni, come stai? Guarda, è una partita contro Novi Sad, ho fatto l'ultimo set, quindi è andata abbastanza bene. Ancora sono un po' indietro con la tenuta del campo perché sono stato troppi giorni fuori, però dopo l'allenamento di oggi penso che da domani in poi posso recuperare a piena forma. Stiamo lavorando molto con sala pesi per recuperare il tono muscolare, però sta andando molto bene. Domenica avete una sfida con Padova, una Padova che nel girone di ritorno ha vinto una sola partita. Che gara vi aspettate? Guarda, è una gara difficile, perché abbiamo visto con Ravenna quello che è successo. Se non partiamo concentrati, giocano tutti in questa Superlega. Quindi siamo consapevoli che è un periodo molto stressante perché giochiamo ogni due giorni, però abbiamo imparato dalla sconfitta di Ravenna che non si può lasciare andare alle stanchezze, bisogna anche lottare un po' di più, quindi siamo preparati, anche un po' stanchi perché è stato un viaggio lungo quello di Novi Sad, siamo preparati per giocare una buona pallavolo domenica. Avete ancora tre gare di regular season, possiamo dire che saranno gare in preparazione dei playoff e poi della fase importante di Coppa Cev, in quanto arrivare sesto, arrivare settimi probabilmente non cambierà tantissimo perché non si conosce ancora la griglia degli avversari. Sì, per noi sarà soprattutto a livello di squadra, magari riuscire a giocare tutti insieme sarebbe una bella cosa in queste ultime tre partite. Aspettiamo di usarli come preparazione prima della parte finale, che è la più importante, sia di Coppa Cev che di playoff. E da oggi abbiamo iniziato a fare un lavoro un po' più intenso perché abbiamo poco tempo per iniziare a giocare i playoff, quindi queste tre partite si servono per essere al top e iniziare a giocare con chi ci capita. Ecco, quello è l'obiettivo. La gara di Cev, la doppia gara di Cev con Trento e i playoff coincideranno come giorni praticamente. Piacenza sarà pronta per questi avvenimenti importanti? Sì, penso di sì. Noi siamo consapevoli che è la parte più importante del campionato e se giochiamo due obiettivi in quel mese lì, quindi dovremmo essere pronti per forza. Speriamo di giocare cinque gare con Trento, così non dobbiamo andare neanche molto lontano, però comunque chi punta in alto sa che deve battere tutti per arrivare in fondo, quindi chiunque affronteremo nei playoff daremo il massimo per riuscire a vincere per le squadre, per la città.